A voler ragionare in maniera adeguata, bisognerebbe sostenere che in un primo momento l'unica cosa certa e immediata di cui non possiamo dubitare è che esista qualcosa, quello che ci sta davanti e che chiamiamo mondo, universo. Ma già definire quello che ci sta davanti, mondo, universo, fisico, è già mettere un'etichetta che non si basa più sull'evidenza immediata, ma su interpretazioni e supposizioni. Quindi, in un primo momento, noi sappiamo solo che c'è qualcosa che ci appare. In un secondo momento, quasi successivo e immediato rispetto al primo, ci rendiamo conto di esistere. Perché se c'è qualcosa che si manifesta, c'è qualcosa a cui appare. Ma in un primo momento non sappiamo né cosa sia questo qualcosa che chiamiamo mondo, e né cosa sia ciò a cui appare il mondo. Credere che il soggetto che sta osservando il mondo sia il corpo è già qualcosa che non è più evidente, è già un'interpretazione. Credere che il mondo che ci sta davanti sia una realtà fisica in se stessa, spaziale, temporale, oggettiva, assoluta in se stessa, è già un'interpretazione e non più un'evidenza. E tutto ciò che ruota attorno a questa premessa implicita, inconscia, di base, non è più un'evidenza. Quindi, se la scienza, ad esempio, viene presa come un modello assoluto di interpretazione della realtà, si sbaglia già, perché la scienza dà per scontato che l'universo, la realtà che ci appare, sia spaziale, temporale ed estesa in se stessa. Proprio perché non si riconosce intanto che in ogni caso, qualunque idea noi possiamo farci della realtà, quella che noi vediamo con i nostri sensi è una nostra percezione. Lo dimostra la diplopia, il daltonismo e il fatto che sogniamo. Non posso spiegare ancora per l'ennesima volta perché si arriva a questa conclusione, ma come minimo bisogna accettare questo. Quindi, seppure ci fosse una realtà fisica, oggettiva, spaziale e temporale, quella che noi stiamo percependo non è direttamente questa presunta realtà che ho descritto, ma è una percezione della nostra mente. L'intero ambiente che noi percepiamo davanti a noi, attorno a noi, di cui è parte anche il proprio corpo percepito, non è direttamente la realtà, la presunta realtà fisica, ma è un'immagine mentale. È un insieme di sensazioni. Non c'è niente di quello che percepiamo direttamente con i sensi che sia esterno da noi. Quindi noi stiamo direttamente sperimentando un'immagine, una rappresentazione mentale. È da qui che bisogna partire per cercare di voler capire la realtà. Non bisogna rifarsi alla filosofia contemporanea, che è soprattutto decostruttivista, o a qualunque posizione psicologica o scientifica che presupponga che la realtà assoluta delle cose sia spaziale, temporale, oggettiva ed estesa in se stessa. È un errore grossolano sul piano logico. Non c'è nessuna motivazione razionale e nessuna necessità logica per credere questo. Tutti i fenomeni si possono spiegare in maniera alternativa rispetto alla concezione comune, al paradigma comune. Vi invito a studiare Hume, Berkeley, Schopenhauer, Leibniz, Parmenide, Plotino, Aristotele, Platone, Bergson. Vi renderete conto che c'è una linea di pensiero che è stata spesso snobbata, fraintesa, che riguarda questi filosofi, che è in totale accordo con le posizioni orientali, con le dottrine orientali. Cioè, i mistici e i maestri spirituali orientali, soprattutto della cosiddetta antichità, con la meditazione, quindi per via intuitiva e diretta, sono giunti alla stessa conclusione a cui sono giunti per via razionale, riflessiva, immediata, questi filosofi. Cioè che la realtà, probabilmente, il modo più corretto di concepirla è il seguente: la realtà che vediamo con i sensi,
Compreso il proprio corpo percepito, è un insieme di immagini mentali che appaiono nella coscienza. Questo insieme di percezioni costituiscono il mondo sensibile. Ora, Eraclito, quando diceva che tutto scorre, si riferiva al mondo sensibile. Ed è vero che le percezioni cambiano, mutano, e quindi si crede che ci sia un flusso assoluto del divenire. Ma questa è un'apparenza, ed è vero solo per le percezioni. E fuori da tutte queste percezioni, fuori dalla nostra mente, com'è la vera realtà? È estesa, spaziale, temporale, sensibile? No, Berkeley ha dimostrato di no. Berkeley ha dimostrato che qualunque idea noi possiamo farci della realtà fuori da questa percezione, non possiamo rappresentarcela come sensibile. Vi invito a leggere il trattato di Berkeley e i dialoghi. E allora com'è la realtà fuori dalla mente? Probabilmente non è né spaziale, né temporale, né estesa e né sensibile. E allora come può essere? È un insieme probabilmente di dati, di informazioni immutabili che costituiscono in forma ideale, potenziale, tutta la realtà assoluta del presente, del passato e del futuro e di ogni situazione, di ogni possibile variante di qualunque evento, personale, collettivo, qui, e di ogni altra dimensione possibile. E qui la realtà assoluta quindi è immutabile, è qualcosa di inconcepibile che se proprio vogliamo concepirla la possiamo immaginare come un punto, ma è già scorretto, un punto, un buco nero infinitamente piccolo che contiene tutto in forma ideale e poi produce anche degli elementi che sono delle, io le definisco bolle spazio-temporali, ma anche questa è una rappresentazione inadeguata. Quindi con mente non intendo solo la razionalità e l'intelletto, ma tutto l'insieme delle caratteristiche della nostra vita psichica e soprattutto della consapevolezza fenomenica. Quindi conscio, inconscio, consapevolezza, percezioni, pensieri, emozioni. La mente è il campo in cui si manifestano tutti questi contenuti, ma non è direttamente quei contenuti. Perlomeno la nostra reale identità non è totalmente coincidente, riducibile a questi contenuti. Quindi, in definitiva, secondo questa visione che sto proponendo, cosa siamo noi? Probabilmente noi siamo la realtà stessa, che possiamo chiamare Dio, che non ha né una forma né un'estensione, non ha nessun tipo di configurazione spaziale e temporale, perché è al di là dello spazio-tempo e lo produce in ciascuna mente. E noi stiamo avendo l'esperienza di essere un individuo umano, un animale, una pianta, una formica, un alieno, un angelo, un demone, qualunque entità individuale che si possa manifestare nel gioco cosmico di questa coscienza che noi siamo, proprio per fare tutte le esperienze possibili. Questa è la visione che a mio avviso è più corretta. E prima di buttare nel cesso la filosofia antica, cosiddetta antica e moderna, che poi sono tali in relazione all'idea che la realtà sia in sviluppo, in divenire effettivamente, quindi che ci sia un pensiero antecedente e un pensiero successivo. In realtà, se la natura della realtà fosse come l'ho appena descritta, questa distinzione sarebbe arbitraria e relativa e servirebbe ancora di più a immedesimarsi in questa illusione. Chiaramente, quando dico illusione non voglio dire che la realtà che noi percepiamo con i sensi non esista, perché la realtà che noi percepiamo con i sensi è un insieme di percezioni e le percezioni esistono davvero per come si manifestano e quando si manifestano. E inoltre dietro queste percezioni ci sono dei dati, c'è cioè una realtà oggettiva che però è come se fosse un puntino eterno, senza tempo, nel senso che non c'è una sequenza di eventi che scorre in esso e non ha un'estensione. Non ha una forma, è ciò che produce, è il vuoto, ciò che produce appunto lo spazio e il tempo. E quindi prima di reputare la filosofia antica e moderna come obsoleta, superata, addirittura confutata, non è mai stata confutata direttamente da nessuna posizione contemporanea, bisogna almeno notare questi collegamenti clamorosi e precisi, questa convergenza che vi ho descritto. Poi dopo si può ridiscutere, ma prima bisogna pretendere che chi
mette in mezzo la filosofia contemporanea, che è decostruttivista, per tentare di indebolire queste posizioni, sappia almeno fin dove sono arrivate davvero queste posizioni. Si renda davvero conto di ciò che è stato descritto, dell'assoluta convergenza. Quindi, in definitiva, si può essere d'accordo o meno con questa interpretazione, ma non si può non riconoscere questa convergenza. E infine, è doveroso anche capire in maniera precisa cosa dicevano questi filosofi. Berkeley, per esempio, è stato il più frainteso e preso in giro di tutti, perché si è voluto superficialmente affermare l'errore, la fallacia logica dell'argomento fantoccio. Cioè, invece di prendere la teoria precisa di Berkeley, si è presa una teoria alternativa, una copia sbagliata, inadeguata del suo pensiero, e lì si è tentato di ridicolizzare quel pensiero. Va bene, riflettetici e poi se ne può riparlare.